Buongiorno, sono Michela, infermiera del centro antidiabetico e vi spiegherò la gestione dell'autocontrollo a domicilio e anche come va eseguita correttamente la terapia insulinica con flacone e siringa. Iniziamo a parlare dell'autocontrollo a domicilio. Questo che vedete è il kit necessario per poter fare una glicemia a domicilio. Abbiamo la penna pungidito, la lancetta pungidito, la macchinetta che si chiama glucometro e la strisciolina. Prima cosa importante da ricordare è che la glicemia non può essere fatta con le mani sporche, quindi lavare sempre con acqua e sapone, non è indispensabile utilizzare prodotti alcolici. Per prima cosa andiamo a preparare la penna pungidito. È composta da due parti, il corpo lungo e la testina che è più corta. Si rimuove la testina sfilandola, si prende la lancetta e si inserisce nella loggia. Si va a rimuovere il tappino di protezione finché diventa morbido, lo si sfila tirandolo e si rimette il cappuccio. Una volta che abbiamo messo il cappuccio andiamo a scegliere la profondità della puntura. Girando la rotellina scorrono i numeri che indicano la profondità della puntura. Ognuno, a seconda della profondità e lo spessore della propria pelle, deciderà il numero più idoneo. La penna poi si carica tirando la levetta grigia. In questo modo la penna si carica. Tirando la levetta si solleva il bottone e schiacciando il bottone si esegue la puntura. La puntura va eseguita ogni volta su un dito diverso, non si deve pungere sempre un solo dito, sennò si rischia la formazione di calli, e si punge la parte laterale del dito, mai la punta e il polpastrello. Quindi una volta che la penna è pronta e la lancetta pungidito può essere riutilizzata, non è necessario sostituirla ad ogni puntura, quindi una persona ad uso personale può utilizzare la puntina anche 6 volte. A questo punto andiamo ad accendere la macchinetta. Si utilizza una strisciolina che è monouso, la si apre sfilandola dalla cartina e la parte bianca e nera va inserita nella loggia gialla e in questo modo noi andremo ad accendere lo strumento. Dopo essermi lavata le mani e aver preparato la penna ed aver acceso lo strumento, procedo alla puntura sul dito. Scelgo il dito, rimango nella parte più laterale come già spiegato, faccio una leggera pressione e schiaccio. A questo punto faccio affiorare la goccina di sangue, deve essere una bella goccina per permettere alla strisciolina di raccogliere il campione necessario. Appoggio la punta bianca della strisciolina finché raccoglie il campione, parte il conto alla rovescia e dopo pochi secondi ecco la glicemia apparire sullo strumento. Una volta che la macchinetta ha segnato il valore della glicemia, la strisciolina va rimossa, in questo modo poi la macchinetta si spegnerà automaticamente.